Guattai a tutti ciurma e benvenuti da Giocherini in questa nuovissima reaction. So che arrivo in ritardo anche questa volta, ragazzi, perché questo trailer è stato pubblicato esattamente l'8 dicembre, per cui siccome non mi smentisco mai, io arrivo la bellezza di 11 giorni dopo, sotto richiesta tra l'altro di Marco. Mi ha chiesto è tardi per chiederci una reaction, ovviamente no, lo saluto. E comunque ragazzi è importante, questo ci interessa perché ovviamente stiamo giocando alla final season di The Walking Dead, mi si sta per scaricare la macchinetta, andiamo a guardarlo. I guess the world got pretty hard since I left it. Kid growing up in it, he'd be hard too. You're in my shoes now. My parents went on vacation and never came back. This man found me and took care of me. We met up with other survivors and we tried to make it. It didn't work. You're strong, Clem. You can do anything. Still not bitten. Time to go, Clementine. You've got people that need you. Allora, sapevo della data di uscita, uscirà il 15 gennaio. È stato estremamente emozionante, ragazzi, perché ha rievocato la presenza sempre di lì all'interno, ovviamente, del cuore di Clementine, e quindi ci ha tenuto a sottolineare quanto comunque questa figura continui ad essere importante per lei. Quanto questa figura le abbia insegnato ad essere forte. Adesso non so se avete capito benissimo tutto, e ho capito quasi tutto quello che è stato detto, che le ha insegnato appunto ad essere forte, a non arrendersi e ad essere anche lei, ecco, quindi a diventare anche lei una figura di riferimento per le altre persone, quindi prima di tutto per AJ ovviamente, ma adesso anche ragazzi per gli altri ragazzi. Ci ricordiamo ragazzi che nell'ultimo episodio purtroppo alla fine ci avevano messo di fronte ad una scelta, la mia scelta aveva fatto sì che Violet venisse catturata dai banditi assieme, se non sbaglio, ad un altro paio di ragazzini, se non erro. È stato abbastanza tragico, abbiamo subito anche una perdita, se non erro, adesso non mi ricordo benissimo tutto, però è stato abbastanza tragico. Ragazzi, e quello che ci ha dato un po' di speranza è che uno dei banditi lo abbiamo catturato, quindi questo magari dovrebbe esserci d'aiuto per pianificare una vendetta, se si può chiamare vendetta. In ogni caso, questo trailer è stato breve ma veramente super intenso. Sapete benissimo quanto io ci tengo a The Walking Dead, specialmente alla stagione 1, ragazzi, al personaggio di Lee, che è stato veramente, direi, unico. Quindi ogni volta che lo rivedo, messo in qualsiasi salsa, ragazzi, mi emoziono sempre tantissimo. Ovviamente fatemi sapere voi, ragazzi, che cosa ne avete pensato. Io non vedo l'ora che esca questo terzo episodio. Per fortuna, ragazzi, che qualcuno ha voluto far sì che noi videogiocatori potessimo finire di guardare questa storia dopo purtroppo il casino Telltale. E niente, non vedo l'ora che esca, ragazzi, davvero. Questo video termina qui. Grazie a tutti, un bacione. E un budoscia a tutti, ragazzi. Ciao!